Aspetta, quanti siamo, ragazzi? Ti dispiace se vi chiamo una per volta, uno perché così anche, o magari due, così uno è pronto. Vengono Bianca Ceffa e chi c'è? Emanuele Cucchiara, uno Presidente, e uno. Così. verso le 11:10 dovremmo chiudere, così facciamo un coffee break prima della plenaria. Vabbè, siccome durerà un'ora, No, no, come vuoi? siamo numeri più Durerà per circoscritti. qualche ora? Siamo tanti, ma non. Ci andiamo a coffee break, diciamo, così non facciamo la fila dietro gli altri che saranno Sì, tanto. pazienti. Perfetto. Mi taccio. Ok, allora. No, ricordami che cosa devo fare perché devo aprire il computer perché troppe cose a memoria. L'oggetto dell'intervento. Esatto. Ok. Il ricorso governativo nel giudizio in via principale. Ah, benissimo. Grazie, Presidente. Grazie ovviamente ai membri del direttivo del gruppo di Pisa. Grazie. Dato che il tempo so che è poco. Vado subito all'oggetto del mio intervento e riguarda, almeno nelle mie intenzioni, una sorta di bilancio molto sintetico dell'operatività del ricorso governativo nel giudizio in via principale. Alla luce dell'ambivalenza che lo qualifica sia come atto facoltativo inquadrabile nell'attività di politica generale del governo, sia al contempo come strumento propriamente costituzionale deputato alla salvaguardia dell'interesse alla legittimità costituzionale. E poi vorrei chiudere con delle sintetiche suggestioni sulla futura implementazione di questi due significati, questi due precisi significati del ricorso governativo alla luce delle prospettive dell'attuazione del regionalismo differenziato che, come ricordava anche il professor Ticlari ieri, comunque nonostante sia molto sfocato all'orizzonte, però è un tema con il quale secondo me bisogna cominciare anche solo a livello teorico ad interfacciarsi. Dicevo appunto. Speriamo, in un certo modo, sicuramente solo a livello teorico. Dicevo appunto, ambivalenza del giudizio in via principale come riflesso di quella duplice vocazione del giudizio in via principale come regolamento di competenza legislativa fra Stato e Regioni, ma anche come ovviamente controllo di costituzionalità delle leggi. Un'ambivalenza che si innesta, come è noto, all'interno di una disciplina che è quella del giudizio in via principale. Connotata da una marcata soggettività, quindi un processo di parti in cui l'azione processuale è completamente nella disposizione delle parti, sia dello Stato che delle regioni, soprattutto in ordine ovviamente all'attivazione del ricorso, ma è una disciplina anche che presenta aspetti importanti che le conferiscono una venatura di oggettività. Tra questi aspetti, come è noto, vi è la persistente asimmetria in punto di parametri evocabili dallo Stato nel momento in cui decide di impugnare la legge eccedente la competenza costituzionalmente attribuita alla Regione. Un'asimmetria, questa, che conferisce allo Stato, proprio per il tramite dell'attivazione del ricorso governativo, il ruolo di garante della legalità costituzionale e di custode. Delle istanze unitarie fondamentalmente. Ma cosa l'hai individuato la simmetria? L'asimmetria nel momento in cui appunto lo Stato non è vincolato alla invocazione della lesione di parametri competenziali del 117, Però, come rimarcato dalla sentenza sì, 239. però io su questo punto del parametro ci sono sempre domandato ma parametro. Che riguarda i parametri, che riguarda, sì, no, il microfono. No, quando noi facciamo riferimento al parametro e parliamo, fate bene, fondamentale, così via, non sarà lo Stato titolare appunto di quella competenza, e quindi questa simmetria forse è più apparente che effettiva, cioè lo Stato ha la competenza di quelle materie e la Regione no, ce l'ha molto limitata. Quindi sulla simmetria basata sul parametro, poi sulle forme processuali può essere un altro discorso. Io sarei un mio studente, cioè, però insomma, mi prossimi la studiamo Ok, va bene. sempre. Dicevo appunto una
un compito comunque quello dello Stato di farsi garante delle istanze unitarie. Ma appare evidente come tale compito, nel momento in cui si misura con il tenore letterale dell'articolo 31 della legge 87, che parla di potere e non di dovere in capo al governo di proporre ricorso contro le leggi regionali, genera una condizione di, diciamo, ambivalenza, collocando il ricorso governativo in una sorta di equilibrio fra discrezionalità, perché ricordiamo un processo di patti pienamente disponibile, ma anche almeno a livello teorico di doverosità in quanto garante del principio unitario. Una condizione questa di ambivalenza che è stata ben messa in luce talvolta anche dalla giurisprudenza costituzionale, e penso ad esempio alla sentenza 107 del 2016, in cui la Corte Costituzionale, interrogata della legittimità di una legge regionale finanziaria per impugnata chiaramente dal governo per violazione del principio dell'equilibrio di bilancio, nel rispondere all'eccezione della regione resistente che lamentava il fatto che il governo non avesse impugnato una precedente legge di un'altra regione però dal tenore analogo, la Corte insomma sottolinea per la prima volta con un monito abbastanza severo nei confronti del governo, riconosce chiaramente il forte grado di discrezionalità del politica del ricorso in via principale, però cito testualmente, afferma che l'impulso giurisdizionale al controllo di legittimità debba essere improntato all'assoluta imparzialità, trasparenza e coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze, specie nei confronti di leggi regionali, come nel caso di specie, potevano riverberarsi negativamente sugli equilibri complessivi della finanza pubblica. Allora, so che il tempo è molto poco, quindi mi avvio alle suggestioni che ho promesso all'inizio. Mi sono provata a interrogare su quale potrebbe essere il futuro del contenzioso in via principale tra Stato e Regioni in un futuro dominato da un regionalismo asimmetrico, quindi con una serie di leggi regionali differenziate. E mi sono venute alcune suggestioni, se non ho il tempo di elencare tutte, quindi rimando al testo scritto dell'intervento, però io ho pensato... Allora, ho immaginato ad esempio una riattivazione dello strumento processuale del comma terzo dell'articolo 31, cioè la possibilità per la conferenza Stato-Città di proporre al governo di impugnare la legge regionale lesiva delle attribuzioni costituzionali degli enti locali, che è uno strumento che almeno stando alle mie... Da questo punto di vista, sì. Che esperienza c'è? Perché io non so se... Almeno stando la mia modesta ricerca sul sito della Corte Costituzionale, io non ho trovato riferimenti concreti all'accoglimento di questo stimolo da parte della Conferenza Stato-Città. Al contrario, invece... All'accoglimento? Ma rigetto? No, da parte del governo la decisione di accogliere lo stimolo nel proporre l'impugnazione. Al contrario, invece, quando talvolta il CAL si solleva questa proposta, e la giunta regionale ne dà conto nel proprio ricorso, e la Corte nella sentenza ne tiene traccia. Ecco. Quindi il conto dello Stato ha più e quindi ha maggiore incidenza. Sì, in realtà appunto il terzo comma del 31 non mi pare che sia mai stato valorizzato particolarmente. Questo rafforza anche l'idea della mancanza di imparzialità, potrebbe... Sì, perché sappiamo che il fatto di potersi fare veicolo della lesione, della lamentata lesione delle attribuzioni costituzionali è una connotazione oggettiva, che però nel momento in cui non ve traccia ovviamente depone a favore della soggettività. Io pensavo appunto a questa rivitalizzazione del terzo comma, perché ad esempio nel momento in cui si inverasse il timore del cosiddetto neocentralismo regionale, gli enti locali e il governo, forse con una maggioranza politica differente, sarebbe propenso a capisco il contenzioso in questi casi è molto legato, è già alto il contenzioso che solleva il governo. Sì. Se lo fa fuori in controtesi, poi davvero, cioè, a qualcosa ci faccio contesti politici meno, a meno che non sia una coincidenza, secondo me, la pubblicità dell'iniziativa e il controllo,
per tutte le parti. È chiaro che quando vedi il trattamento con le punte di colore diverso, insomma, il problema dell'imparzialità si pone, però lì poi c'è una corte che dichiara. Comunque, un altro esempio, e diciamo vado verso la chiusura, potrebbe riguardare, diciamo, l'incombere di una maggiore responsabilità in capo all'esecutivo nello svolgimento di un controllo più marcatamente oggettivo, soprattutto laddove ci fossero leggi regionali differenziate potenzialmente lesive del principio di uguaglianza o tesa ad accentuare, diciamo, le già notevoli divari economico-sociali. Questo è uno scenario. In realtà poi ci potrebbe essere uno scenario completamente opposto, che è più problematico, in cui in realtà il regionalismo differenziato conferma la connotazione soggettiva del giudizio in via principale e la scelta di impugnare determinate leggi è orientata esclusivamente da orientamenti politici. Però, è un'altra suggestione, e chiudo veramente, non è detto che in una situazione dove l'insufficiente attività di presidio del principio unitario da parte dello Stato non riuscisse a contrapporre dei limiti apprezzabili a un regionalismo sempre più divisivo, potrebbe essere proprio la Corte, un po' sulla falsariga del monito che ha già rivolto in occasione della sentenza 107 del 2016, a impartire, diciamo, un supplemento di riflessione in ordine all'opportunità di una maggiore valorizzazione in senso oggettivo del controllo. E quindi confermando in sostanza quella che è ancora una volta la duplice natura del giudizio, contenzioso in principale, appunto regolamento di competenza, ma anche, cito il professor Morrone, un modo per assicurare il rispetto dei valori materiali propri della Costituzione. Va bene, grazie. Grazie. Allora passo la parola immediatamente. Ce la possiamo fare. Abbiamo anche già 4 interventi prenotati. Sì, ma va bene. Se ci prendiamo un caffè di meno non muore nessuno. Dai. Grazie professore, sentite? Grazie professore e direttivo per avermi permesso di intervenire qui oggi e trattare un tema che è stato già accennato più volte nelle relazioni di ieri, che attiene sia all'evoluzione delle tecniche decisionali della Corte, sia al rapporto fra la Corte e la discrezionalità del legislatore, che è il tema dei moniti. È per far capire come i moniti, l'evoluzione di queste tecniche siano derivate dagli atteggiamenti del legislatore, farò un breve excursus storico per valutare le singole tecniche che si sono evolute nel tempo, con il quale la Corte ha cercato di muoversi sul crinale dell'articolo 28 della legge del 53 per cercare di non sforare i suoi poteri e andare oltre verso un potere palegislativo, come qualcuno ha definito nel tempo. Una prima questione storica che ha fatto emergere diverse tipologie decisionali e che ha visto susseguirsi uno schema che si può riassumere nel monito, mancato seguito legislativo e nuova tipologia decisionale successivamente, è la questione della radiotelevisione, che è iniziata molti anni prima che io nascessi ed è continuata ancora dopo. La prima sentenza col monito legata a questo tema è la sentenza 225 del 74, con il quale la Corte ha emanato i cosiddetti 7 comandamenti, con il quale indicava al legislatore i punti che doveva necessariamente seguire per delineare una disciplina della radiotelevisione. La Corte lì, in quella sentenza, specificò che pur nel rispetto della discrezionalità del legislatore, però ritiene che la legge debba almeno prevedere. E questa fu definita quindi una sentenza delega, perché la Corte sostanzialmente delegava al legislatore una disciplina del quale già aveva delineato il quadro. Quella sentenza, a differenza poi di altre che sono state nel tempo, ha avuto comunque un seguito legislativo quasi immediato da parte del Parlamento, che però non risolse la questione, e quindi poi vi fu una serie di sentenze che si sono succedute nel tempo con diversi moniti. Già qualche anno dopo vi fu la sentenza 148 dell'81, dove la Corte emesse quello che è stato definito un monito condizionato, perché sostanzialmente indicava al legislatore che per non dichiarare legittime discipline in vigore in quel momento, doveva comunque delineare una normativa antitrust che si collegava a quella sulla radio
sulla radiotelevisione, ma anche questa, come tante altre, poi in futuro non ha sortito effetti, a parte il legislatore spesso inerte, addirittura in questo caso più che inerte, ha emanato, in questo caso il governo, il cosiddetto secondo decreto Berlusconi, che dimostrava non un'inerzia, ma anche la volontà di aggirare i moniti della Corte. E lì ci si aspettava che, seguendo lo schema che si è fornito della doppia pronuncia, la Corte sarebbe arrivata a una declaratoria di legittimità costituzionale riguardo al decreto Berlusconi. Invece lì vi fu un altro monito ancora, con la sentenza 826 dell'88, che sono stati i dibattiti su come definire questa tipologia di monito, che comunque negli effetti poi non cambia la tipologia a quale viene ricollegata. Però è interessante analizzare la struttura di questa pronuncia, che è stata definita una pronuncia di ancora costituzionalità, perché la Corte faceva leva alle sue argomentazioni sul fatto che quella normativa era in teoria una normativa temporanea. In realtà qualcun altro ha definito questo monito una sentenza di incostituzionalità accertata ma non dichiarata. Non è soltanto una questione di nome da dare, ma vi è una differenza di struttura fra queste due tipologie decisionali, perché mentre le sentenze di ancora costituzionalità, la Corte nelle argomentazioni premette che il fatto che la normativa sia temporanea giustifica la sua parziale legittimità e quindi la mantiene in vita sostanzialmente fino a che non venga modificata. In questo caso la Corte, le argomentazioni, argomenta in modo specifico perché quella normativa è legittima, salvo poi, come se ci fosse un salto logico, le conclusioni rigettare la questione e emanare un'altra volta un monito al legislatore, facendo riferimento semplicemente a un ragionevole limite temporale che la Corte non doveva superare, affinché che il legislatore non doveva superare, affinché la Corte non dovesse arrivare a una diversa valutazione con relative conseguenze, quindi preannunciando sostanzialmente una successiva declaratoria di legittimità. Lì sono seguiti altri moniti ancora sul sistema radiotelevisivo, che non sto qui a delineare, rimando a relazione scritta per questo. Questo per dimostrare come la Corte di volta in volta era, fra virgolette, 89, sì, sono 94, 2002, ci sono anche almeno un altro paio di moniti che la Corte ha rivolto al legislatore, e questo ha fatto dire a molti studiosi che era fallito questo schema di questa nuova tecnica decisionale a causa dell'inerzia del legislatore. In realtà la Corte comunque ha continuato negli anni, fino ai giorni nostri, con forme diverse a recapitare dei moniti al legislatore. Alcuni di questi moniti hanno portato a delle sentenze che, come il professore Cannevale ha definito, sono state epocali, come la sentenza 1 del 2014, dove la Corte si è spinta in una zona franca del controllo di legittimità costituzionale, che era la legge elettorale, che è una sentenza che è stata anticipata da altri moniti che questa volta però sono stati inseriti all'interno di giudizi relativi all'ammissibilità di referendum abrogativi, prima nel 2008 e poi nel 2012, con il quale la Corte ha, secondo alcuni, evidenziato una sorta di incostituzionalità latente del sistema elettorale, che però, nel rispetto delle rime obbligate in quella sede, non poteva dichiarare legittimità costituzionale e quindi si limitava a dire al legislatore di considerare profili di legittimità, che nel caso di specie era la mancanza di una specificazione del numero minimo di voti o di seggi per attribuire il premio di maggioranza. E lì sono stati diversi moniti anche dell'opinione pubblica sulla legge elettorale, perché appunto era un'incostituzionalità latente, c'erano dei vizi che erano stati evidenziati un po' da tutti. Poi il fatto controverso è stata poi la sentenza del 2014, più che i moniti che ci sono stati prima. Sì, diciamo che negli altri casi c'è stato il tentativo di fare sollevare la stessa Corte, che questo che era particolarmente, no? Perché sia nel conflitto della rosa del pugno, sia nelle sentenze sull'ammissibilità del referendum, c'era questo elemento comune che avrebbe dovuto la Corte stessa sollevare, e questo era pure un po' troppo, forse, no? Già l'intervento sul terreno elettorale è un qualche cosa che, insomma, non mi riesco a sabbie mobili, ma un po' mal scelto. Ma perlomeno arrivarci su una richiesta di un giudice sulla lamentata lesione di un diritto individuale, di un diritto politico, insomma, c'era qualche cosa di più. E che poteva anche giustificare una forzatura dell'incidentalità, diciamo, perché era quasi non c'era incidentalità, perché era un
un giudizio volto a risolvere proprio il problema della lesione del diritto fondamentale. Però pure su questo io non sarei così fermo, perché se coincide la lesione del diritto fondamentale col problema di e uno non c'ha proprio strumenti. Se, insomma, bisogna vedere. Il tema è veramente, cioè, scusate, no? Però non vorrei, però l'azione di accertamento puro praticamente introduce se introduce una forma di azione di accertamento diretta mascherata. Naturalmente, però, che ci ho detto, no? Si perde l'esigenza che nell'altro ordinamento ci sia un momento di chiusura che fa una liberazione diretta, che non c'è. Dall'altra parte, secondo me, quel caso ha dato moltissimo il fatto che fosse un'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione, motivata benissimo come. E quindi a quel punto poi la corte ha per il percorso il ragionamento portando. Forse ci poteva essere pure qualche altro problema. Controllando che tutto funzioni da un esame. Ho delle piccole cardiane in borsa. Allora, torniamo a Cucchiaio. Facciamolo finire. Perché, no, però voglio dire. L'atelier, il posto dove cioè, non è che noi siamo legittimati perché abbiamo vinto qualche anno fa il concorso di prima fascia, noi siamo legittimati perché ce ne siamo interessati, ci piace intervenire. Se volete intervenire liberamente, fatelo, questo è lo sfido degli atelier, perché se no continuiamo a fare una passerella di persone che hanno studiato un certo tema e gli altri che cioè, dovreste essere attivi anche voi, non soltanto soggetti passivi di una pur buona un buono contributo. Vai. Infatti, riferimento all'ordinanza della Cassazione, rimesso la questione alla Corte, qualcuno ha scritto che la Cassazione, come se avesse predetto, ci sarebbe stata una doppia pronuncia, anche se molti non credevano che la Corte sarebbe arrivata a dire legittimo un sistema elettorale. Poi vi è una nuova fase dei moniti della Corte al legislatore. Questa fase nasce sostanzialmente con l'ordinanza 207 del 2018 e, come il professor Rodolo diceva ieri, una nuova tecnica decisionale, un'ordinanza motivata di rinvio all'udienza. Lì la Corte ha argomentato sostanzialmente il discostamento da altre forme decisionali antecedenti basate sul fatto che lì erano in gioco valori di primario rilievo, quindi il tema del fine vita che è anche un grande impatto sociale. Quella decisione è stata molto criticata da alcuni. Il professor Ruggeri ha titolato un articolo Pilato alla Consulta che ha detto che si è lavato le mani la Consulta decidendo di non decidere in quel momento e rinviando la decisione in un successivo momento quando tutti erano sostanzialmente sicuri che il legislatore non avrebbe legiferato in materia in quel termine, quindi sarebbe arrivati poi alla dichiarazione di legittimità che è stata data poi nel 2019. Quello è stato definito da alcuni un monito a termine, perché era il termine dell'udienza entro cui la Corte doveva decidere di disciplinare il fine vita, che non è stato fatto. Poi questa tecnica decisionale è stata utilizzata altre 2 volte, una volta riguardante l'ergastolo ostativo, ma lì poi è intervenuto il decreto legge, il professore ha spiegato ieri quali sono poi le problematiche legate al decreto legge che ha spinto alla rimessione poi della questione, ed è stata utilizzata anche un'altra volta. Poi ci sono anche delle altre nuove tecniche che poi rimando alla relazione, come quella dell'autorimessione, per un altro caso comunque di anche impatto sociale e del dibattito politico, che è quello del patronimico. Questa evoluzione è il far capire come la creatività della Corte c'è sempre stata, non vi sono state delle singole fasi, ma c'è sempre stata in tutti gli anni dell'operato della Corte, che è spesso sempre stata, diciamo, giustificata, che è stata conseguenza dell'operato del legislatore, che è sempre stato inerto, addirittura come il decreto Berlusconi ha girato addirittura i moniti, quindi ha spinto la Corte Costituzionale a elaborare, inventare nuove tecniche decisorie, che poi sono state criticate per la politicità di alcune sentenze, ma come scriveva il Temistocle Martinez, la Corte ha una sua forza politica che emerge maggiormente in casi in cui vi è un contesto politico diviso e conflittuale che spinge la Corte a dover intervenire necessariamente con una forte politicità. Questo a patto che si rispetti il limite non tanto dell'articolo 28, ma il limite, diciamo, del fatto che la Corte non diventi una terza Camera del legislatore costituzionale. Grazie. Lei, grazie a te. Poi il giusto applauso del pubblico. Grazie, Luca.
vi accomodate e andiamo avanti. Questo lo spostiamo a destra. Alessia Boxi ti parla della sospensiva del giudizio principale. Grazie Presidente, innanzitutto ringrazio il direttivo, il Presidente del gruppo di Vita e ringrazio il Professor Graffi dell'Università che ci ospita oggi. Il tema del mio intervento è appunto la sospensiva nel giudizio in via principale e il mio non potrà essere un bilancio a 70 anni dalla legge 87 del 53, ma sarà un bilancio a 20 anni dalla legge 131 del 2003 che ha derogato l'articolo 35 della legge 87 del 53. E questo bilancio anticipo forse che può essere un bilancio chiuso in pareggio, perché in realtà abbiamo l'ordinanza numero 4 del 2021, che è un'ordinanza di accoglimento, l'unica di un istante cautelare, e abbiamo l'ordinanza 107 del 2010, nella quale la Corte rigetta l'istanza cautelare motivando sull'assenza del periculum in mora, e poi abbiamo un ricorso tutto sommato episodico sia da parte delle regioni che dello Stato alle misure cautelari. Tra l'altro non è mai stato attivato in ufficio come l'articolo 35 della legge 87 prevede, non è mai stato accolto dalla Corte se non nell'ordinanza 4 alla quale facevo riferimento, e ad eccezione di queste due ipotesi la Corte lo ha considerato sempre assorbito nella decisione del ricorso principale. Questo, diciamo, è un brevissimo bilancio numerico. Nella sostanza, quali sono le riflessioni che possiamo fare su questi numeri, su queste decisioni? Le riflessioni direi che anche per i brevi tempi che abbiamo le possiamo un po' dividere in riflessioni dal punto di vista formale e riflessioni dal punto di vista sostanziale del procedimento cautelare. Riflessioni dal punto di vista formale. La legge 131 del 2003, legge ordinaria, modifica la legge 87 del 53, alla quale è stata riconosciuta una forza passiva rinforzata. E questo modifica con legge ordinaria qualche problema dal punto di vista delle fonti, certamente lo ha posto e lo pone tuttora. È anche vero che la Corte non ha impugnato, come diceva prima ieri la professoressa Biondi, la legge 131. È anche vero che, volendo ragionare anche qui dal punto di vista sostanziale, e faccio riferimento alle considerazioni del professor Cerri, il procedimento cautelare può essere inteso come un accessorio inseparabile del potere giurisdizionale. L'eco di questa affermazione, di questa riflessione, è sicuramente nelle considerazioni di Giuseppe Chiovenda sul procedimento cautelare. La necessità di servirsi del processo per ottenere ragione non deve tornare a danno di chi ha ragione. Il fattore tempo è un fattore decisivo nel giudizio e anche nel giudizio costituzionale. Tant'è vero, scusa, buona pace di tanto è vero che in passato, quando non c'era questo problema, ancora non c'è la legge, e venne chiesto in un conflitto di attribuzioni tra poteri, dove non era espressamente prevista la sospensiva, mi pare, no? No. Non è, neanche adesso, insomma, cioè, forse ci si potrebbe arrivare, però non è prevista espressamente dalla legge 87. Ci fu un conflitto di attribuzioni del comitato promotore di un referendum già esperito che chiedeva la sospensiva. Se non mi ricordo male, era una questione che riguardava un ministero, e la Corte rigettò per inammissibilità, perché il comitato dice perde il suo ruolo una volta che si è esperito il referendum, il suo ruolo di potere dello Stato. Non rimane lo Stato a vita a difesa dell'esito referendario, ovviamente. Però era stata sollevata la sospensiva in quella sede, e la Corte disse
la resta impregiudicata e da lì si potrebbe ricavare forse la possibilità in un ulteriore caso di conflitto attribuzione del potere dello Stato in cui la Corte lo fissi, e che tutto sommato la Corte Costituzionale forse ritiene implicito l'esistenza di qualsiasi mezzo, cioè ci potrebbe essere adesione a questo indirizzo. Scusate la parentesi, ma me l'ha venuto in mente questa mi ha dato questo ricordo di 20 anni fa. Dai vecchi si ricordano 20 anni fa, si dimenticano di lanciarsi le scarpe. Dai. E dunque, appunto, seguendo il ragionamento di Chiovenda, la tipicità del diritto di azione che deriva dalla necessità che una legge sostanziale trovi nella legge processuale un idoneo mezzo di attuazione. E dunque compito del legislatore prevedere forme di tutela cautelari idonee a neutralizzare il pregiudizio irreparabile ed imminente ravvisato nel pericolo da infruttuosità o anche da tardività. Se così è, allora possiamo assegnare alla legge 131 la funzione di un atto ricognitivo di un potere intrinseco e connaturato alla giurisdizione costituzionale. Dal punto di vista sostanziale, invece, a cosa ci fa pensare il procedimento, a quale problematica, a quale riflessione può aprire la strada il procedimento cautelare dell'articolo 35? Secondo l'articolo 35, la Corte è chiamata a verificare la sussistenza di un rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica o di un rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini. E questa valutazione del periculum in mora a cui l'articolo 35 fa riferimento richiama sullo sfondo il rapporto fra la Corte costituzionale e la discrezionalità del legislatore. E forse tornano attuali le considerazioni che Dazio Crisafulli faceva in suo famoso saggio Giustizia costituzionale e potere legislativo. In quel saggio Crisafulli affermava che la garanzia della rigidità della Costituzione è nel controllo esterno sulla conformità delle leggi alla Costituzione. Il controllo di costituzionalità infrangeva il dogma ottocentesco dell'onnipotenza della legge e con esso quello della sovranità delle assemblee. Sostanzialmente, gli istituti della giustizia costituzionale rompono lo schema della democrazia pura. E secondo Crisafulli, la garanzia effettiva della rigidità della Costituzione risiede nel fair play delle assemblee e nel self-respect dei tribunali costituzionali per evitare sconfinamenti nell'attività del legislatore. Si tratta però di un bilanciamento difficile quando la Corte è chiamata ad operare un sindacato sui vizi materiali, cioè sulla conformità delle leggi per quel che dispongono alle norme costituzionali. E forse è il caso delle misure cautelari laddove la Corte sia chiamata a verificare la sussistenza del periculum in mora attraverso i tre contenuti che abbiamo visto. Infatti, ricorda Crisafulli, svariati fattori possono incidere sulla valutazione di legittimità: la generalità della formulazione della disposizione costituzionale, il rinvio a concetti indeterminati o a criteri metagiuridici. Sostanzialmente, l'inopportunità o l'ingiustizia di una normativa dovrebbero essere estranei al sindacato dell'organo costituzionale. E siamo così sicuri che questa valutazione sia estranea nell'ambito dell'esercizio del potere cautelare? L'unico nostro termine di paragone è l'ordinanza 4 del 2021, laddove la Corte segue la struttura del procedimento cautelare, fumus boni iuris, periculum in mora. E il fumus boni iuris lo ravvisa nella violazione del criterio di competenza, è quell'ordinanza che evoca la profilassi internazionale.
D'altra parte ravvisa il pericolum nella idoneità della legge della Regione Valle d'Aosta a compromettere in modo irreparabile la salute delle persone laddove prevedeva una misure meno restrittive rispetto alla normativa nazionale. E questo è l'unico nostro termine di paragone. Bene, è vero, la Corte opera un bilanciamento fra ruolo della Corte e potere legislativo, laddove ancora la valutazione è criterio di competenza. Ma non possiamo ravvisare che il criterio di competenza e la violazione del criterio della profilassi internazionale, che è competenza esclusiva dello Stato, e quindi forse fa una valutazione del più Stato meno regioni, come la dottrina lo ha definito, a cui poi ancora il periculum in mora. Come possiamo concludere? Che forse l'equilibrio fra Corte Costituzionale e potere legislativo è un equilibrio in continuo divenire anche nelle misure problematico, è un equilibrio problematico in continuo divenire anche nell'esercizio del potere cautelare. E con questo vi ringrazio. Grazie Presidente, ovviamente ringrazio il Professor Grasso che però in questo momento sarà nell'altro atelier. No, è qui. La ringraziamo. Magari forse, non so se per la registrazione serve il microfono, se no parlo così e va bene, sì. Riesco. Però forse c'è una registrazione. Sì, registriamo. Allora, dunque, io spero di cogliere bene. No, c'è un didatto. Abbiamo dei fazzolettini in sala, scusate. Io non ce li ho. Ma ha fatto la doccia. Grazie, Irene. Vedi che non bisogna mischiare cibo e studio. Questi minuti non mi verranno sottratti dal tempo, vero? Io no, assolutamente no. Non è un modo di... Il tempo che perdete non è tempo perso, come si dice sulle autostrade. Questo ne vuole uno. Basta. No. È rimasto questo. Non sono in queste condizioni, diciamo. Si vede, no? Si vede. Allora, dunque, no, io ringrazio il Presidente, ringrazio il Professor Grasso e vorrei offrirvi in tre punti molto sintetici alcuni spunti di riflessione per il dibattito successivo, a partire da quello che mi sembra possa essere un interrogativo, diciamo così, rinnovato sulla formazione, sull'allargamento del contraddittorio nei giudizi che vedono contrapposti davanti alla Corte Stato e Regioni, quindi il giudizio in via principale e il conflitto. Giudizio, è già stato detto, di fra parti, costantemente dibattuto tra l'anima discrezionale della sua attivazione e l'indisponibilità invece delle attribuzioni sottese, con divieto di acquiescenza. E perché si rinnova questo interrogativo? Questo appunto lo pongo poi per il dibattito successivo. Teniamo conto della... Belli questi fatti. Non resisto. Adesso mi porta pure in inglese. Soprattutto lì, non vorrei che scivolasse. Vorrei fare pubblicità. Posso fare pubblicità o è preclusa? Non c'è la pubblicità, non c'è la marca. Dai. Allora, da dove parte questo mio cruccio? Forse un cruccio personale, poi mi smentirete. Nel 2020, come è noto, la Corte riforma le sue norme integrative e riformula l'articolo 4, giudizio incidentale, qualificando, colorando l'intervento del terzo che può essere ammesso nel giudizio incidentale. Se noi andiamo a leggere le norme di rinvio dal giudizio principale, dal conflitto di attribuzioni traente, c'è un richiamo all'articolo 4, ma non al comma settimo, che quell'interesse, dicevo, colora particolarmente. L'anno successivo, nel 2021, la Corte rimodifica le norme integrative, rinumerandole, riformulandole, e questa volta acchiappando proprio quella disposizione che ora confluisce nel comma terzo dell'articolo 4. Quindi l'interrogativo mi sembra che si rinnovi perché c'è un riferimento puntuale alla tipologia di interesse del terzo che può, ovviamente se la Corte lo ritiene, intervenire e entrare nel giudizio costituzionale. Quindi primo punto, nel giudizio in via principale, posto che la Corte ha avuto sempre un atteggiamento di netta chiusura, salvo qualche eccezione sulle province autonome,
quali sono questi terzi con l'interesse particolarmente qualificato? Il pensiero corre ovviamente proprio alle regioni, che quell'interesse potrebbero davvero avere sia nel caso di un ricorso statale, sia nel caso di un ricorso regionale. Nel primo caso le regioni terze potrebbero voler intervenire per evitare il formarsi di un precedente scomodo, sia nel caso in cui abbiano già una disposizione analoga se non identica. Evidentemente i tempi per un'impugnazione diretta forse sono già spirati, ma chiaramente il precedente scomodo potrebbe invogliare giudici comuni a sollevare questioni, oppure laddove la regione abbia l'intenzione o stia per approvare una disposizione analoga. E già qui però apro una parentesi che anticipa l'obiezione forse insuperabile rispetto alla natura di giudizio di fra parti. Qui emerge proprio la forte politicità della scelta statale di ricorso. Lo si è ricordato anche prima, la Corte nella sentenza 107 dirige un monito al legislatore statale, al potere statale, dicendo di dover impugnare in modo coerente e omogeneo e trasparente, e però ammette di non avere strumenti per sindacare questa scelta. Laddove invece il ricorso sia regionale, forse l'interesse particolarmente qualificato delle regioni terze emerge in modo ancora più netto, perché in effetti, come è noto, la regione può ricorrere contro una legge statale anche per questioni relative ai diritti fondamentali, salvo dimostrazione della ridondanza, ma evidentemente il nucleo centrale è quello relativo al riparto delle competenze. E quindi certamente le regioni terze ben potrebbero avere un interesse particolarmente qualificato a che venga perimetrato in un certo senso il confine delle proprie competenze. Ma dicevo prima, obiezioni forse insuperabili all'ammissibilità delle regioni terze, perché si andrebbe a snaturare, a trasformare il giudizio in via principale, la sua natura fortemente politica e discrezionale. E poi ci sarebbe tutto un ragionamento da fare sugli effetti, soprattutto laddove la Corte dovesse dichiarare incostituzionale la o le disposizioni regionali. Che fare delle disposizioni regionali analoghe delle regioni terze che sono intervenute? È inimmaginabile ovviamente una dichiarazione conseguenziale. E che dire delle regioni terze che non sono intervenute? Acquiescenza? Ovviamente no, perché c'è un divieto di applicazione dell'istituto, quindi mi sembra che da questo punto di vista la questione possa dirsi chiusa. Io sono molto netta, però poi appunto nel dibattito forse ci possiamo tornare. Secondo punto, il conflitto di attribuzione fra enti. E qui valgono le stesse osservazioni, però c'è una differenza fondamentale. Nel conflitto oggetto di contesa è un atto, un provvedimento concreto, questo sì suscettibile di incidere su terzi anche diversi dalle regioni, ed è ben noto poi l'intreccio in particolare con la giurisdizione amministrativa. E qui il punto forse fondamentale più critico da salvaguardare è il mantenimento del tono costituzionale del conflitto rispetto alla giurisdizione amministrativa. Qui cito solo la sentenza 230 del 2017 resa nel noto caso del gasdotto TAP, in disparte tutte le problematiche di quel ricorso della Regione Puglia. La Regione Puglia mirava a far venire meno il provvedimento di autorizzazione alla costruzione dell'omonimo gasdotto. E qui la Corte, in modo molto lineare e condivisibile, ammette la società all'intervento, perché la sua posizione si reggeva proprio su quel provvedimento. Peraltro posizione salvata nell'ambito di un precedente giudizio amministrativo, quindi ancora qui il doppio binario. E vi cito solo questa decisione, sempre come pillola per la discussione successiva. Nel 2001, con la sentenza 76, la Corte parla espressamente di esigenza di contraddittorio nell'ammettere la parte civile del processo penale nel cui ambito era stato reso il provvedimento censurato nel conflitto. Quindi parla di un'esigenza di contraddittorio, una parola significativa. Terzo profilo e ultimo, quello relativo agli amici curia. Sicuramente non sono parti, non rivendicano di essere tali nel giudizio costituzionale, però sicuramente sono comunque dei terzi diversi dalle parti Stato e Regioni. E sicuramente l'istituto introdotto nel 2020 costituisce una valvola di sfogo rispetto alla richiesta di intervento dei terzi. E però anche qui si è detto, ma la Corte come ammette queste opinioni scritte? E quando le ammette,
ne tiene conto delle argomentazioni, noi le ritroviamo nelle motivazioni delle decisioni. Qui segnalo una decisione resa, per dire il vero, nel giudizio incidentale, la 66 del 2023, in cui la Corte puntualmente ci restituisce i contenuti di quelle opinioni. E però mi sembra che in generale il fatto che la Corte non ci dica sempre che cosa pensano, che cosa hanno scritto gli amici curie, possa giustificarsi con una premessa problematica. Gli amici della Corte, gli amici curie, sono davvero sempre amici? Lo diceva anche il professor Romboli in un interessantissimo convegno che si è tenuto alla Statale a dicembre. Sono forse a volte dei non amici. La professoressa Manetti, che purtroppo oggi non è qui, ha scritto un saggio sui falsi amici della Corte, che potrebbero in definitiva forse approfittare del fatto di poter depositare quelle opinioni per trovare una vetrina rispetto alle proprie posizioni, anche politiche. Conclusione, quindi, esatto. Sì, non so. Sì, oppure per ampliare il giudizio a cose che non erano previste. Però su questo, secondo me, hai perfettamente ragione. Se un obbligo di motivazione non c'è dubbio, ed era evidente sin dal primo momento che questa cosa, al di là della simpatia per una possibilità più articolata, poneva un problema. Cioè, io quando ho letto le norme integrative la prima volta ho detto la Corte ha deciso di lavorare di più, perché tener conto delle opinioni degli amici curie, poi ti pone l'onere di dover motivare sul perché sì e perché no. E sono sicuro che la Corte, se l'ha dichiarata inammissibile, o erano, diciamo, superflue perché ripetevano qualche cosa di già detto, oppure erano fuori dal seminato, e c'è ancora un vincolo di rapporto tra chiesto e pronunciato. Sicuramente, per quanto non sia ribadito nelle nuove norme, ma è rimasto pienamente nella legge che la si ritenga superiore o equiparata alle norme integrative, non cambia il fatto che sia un elemento importante del giudizio incidentale. No, ma sicuramente, allora, in realtà poi andando a vedere, adesso apriamo una parentesi che non si conteggia nel mio tempo, però andando a vedere... Faccio questa contabilità. No, ma invece sempre. Sono preoccupatissima, però vi volevo dire, tanto poi c'è il coffee break, a cui io non parteciperò, sapete benissimo cosa mi è successo. Quindi io in realtà continuerò a parlare, ma ho finito. Però tornando alla sua domanda, la sua osservazione, io mi sono andata a vedere i decreti presidenziali che ammettono sempre, se non ho ovviamente sbagliato, nel giudizio in via principale, li ammettono sempre. E negli unici due casi di conflitto, quindi qui adesso poi si conferma forse quello che dicevo, cioè nel conflitto la Corte ammette anche i terzi, quindi forse gli amici curie hanno un minor slancio. Li ha ammessi sempre nel giudizio in via principale, gli amici curie. E il numero però maggiore di opinioni cade sempre sul giudizio incidentale, ma appunto si andrebbe a stortare anche esteticamente, dico io, la struttura della decisione della Corte, sia nel ritenuto in fatto e anche nel considerato in diritto. Però appunto c'è questa eccezione della sentenza 66 del 23, giudizio incidentale, in cui puntualmente la Corte rende conto della posizione dell'amicus curiae nel ritenuto in fatto e anche nel considerato in diritto, e questo è significativo perché dice di tenerne conto. Arrivo alla conclusione, che in realtà ovviamente non è una conclusione. Questo complessivo assetto, anche in ragione del fatto che ieri purtroppo non si è tenuta la relazione sul contraddittorio, sì. E queste modifiche delle norme integrative sui terzi, sugli amici curie e non solo, poi ci tornerò brevemente sugli esperti, mi sembra che non abbia portato a un'apertura inedita ai terzi, ovviamente, perché la Corte non fa che recepire la propria granitica giurisprudenza di sostanziale chiusura, non abbia portato un'apertura nemmeno alla società civile proprio per queste motivazioni, ma come, e qui cito e vedo la professoressa D'Amico, abbia condotto a un elemento di razionalizzazione, maggior strutturazione, valorizzazione del processo costituzionale, o meglio dei diversi processi costituzionali. Il che conferma, e qui cito il professor Romboli, la natura giurisdizionale della Corte, che ha sicuramente un'attività libera,
ma non tanto quanto al se, cosa e quando decide, dice il professor Romboli, un'attività legata a una serie di regole processuali che, pur frutto della stessa giurisprudenza costituzionale e anche della scelta delle modifiche sulle norme integrative, la Corte deve osservare. E qui ci ricordiamo bene le parole del professor Zanon ieri sul rapporto molto delicato, è stata un'osservazione particolarmente incisiva, il rapporto tra Corte, proprio processo, norme integrative e anche legislatore, no? Si è detto l'intervento poi sulla legge, quanto poi può incidere sul lavoro della Corte. Ultima riflessione, quindi terzi, amici curie, dicevo esperti, ecco, un più ampio contesto che riguarda anche i poteri istruttori, il nuovo istituto degli esperti, se ce ne fosse stato bisogno, perché forse quella previsione era anche inutile, previsione che in realtà porta ulteriori elementi di criticità, perché bisogna capire chi sono gli esperti, cioè già capire chi sono gli esperti, poi anche una volta in cui noi individuiamo queste figure, cosa gli chiediamo, come glielo chiediamo, perché anche come pongo la domanda influenza forse la risposta, e poi una volta che io chiedo qualcosa, ottengo una risposta, e di quella risposta tengo conto, ne tengo conto, se sì, poi ne rendo conto nella motivazione, quindi ulteriori profili problematici. E qui chiudo davvero, è stato, mi sembra, molto efficacemente rilevato ben prima della riforma nel 2018, ancora una volta professor Zanon, come forse tutta questa modifica concretizzi una scelta coraggiosa e di principio nel senso dell'apertura del contraddittorio a forme di acquisizione di dati diversi da quelli delle parti o quelli recepiti in ufficio. Quindi la parola chiave mi sembra apertura sì del contraddittorio, non indiscriminata a terzi, amici curie o alla società civile, ma a forme di acquisizione di dati, quindi un ancoraggio alla materialità delle informazioni. In fondo nelle norme integrative questo elemento corre spesso. Ovviamente tutto questo si colora in modo diverso perché noi ci stiamo calando, almeno io ho voluto calare questo intervento, nell'ambito del giudizio di fraparti principale e conflitto. E tutto questo, e torno all'inizio, ripeto, scaturisce da questo mio senso di profonda inquietudine rispetto a quel mancato richiamo al settimo comma dell'articolo 4 delle norme integrative che invece poi viene riacchiappato nel 2021. E quindi l'interrogativo resta, e su questo davvero mi piacerebbe se qualcuno avesse una rassicurazione o avesse una diversa lettura. Grazie mille. Agli interventi in programma, cominciamo a far venire qui Giuseppe Monaco della Cattolica. Ecco qua, prego. Ci raccomandiamo alla sintesi, però ragionevole. Bene. Della ragionevolezza e del ragionevole innesso nell'organizzazione di questa giornata. Allora, qualche considerazione sul contraddittorio e in particolare sul ruolo delle parti nel giudizio in via incidentale, anche sulla base di alcuni spunti che sono emersi, di alcuni stimoli che sono emersi, diciamo, nel corso delle relazioni presentate ieri. Allora, quando si parla di contraddittorio sappiamo che in genere la dottrina, la giurisprudenza, no, tendono a preoccuparsi soprattutto dei problemi di apertura del contraddittorio. Ora, nel presente convegno è stata più volte richiamata la giurisprudenza, appunto, no, prima di apertura, poi di chiusura, sul tema, no, dei terzi che non sono le parti costituite nel giudizio in via principale. Si è anche parlato molto, diciamo, dell'amicus curiae, anche se poi vedremo, diciamo, con qualche precisazione proprio sul suo ruolo rispetto al contraddittorio. Ora, a me invece preme più focalizzarmi brevemente su come trova attuazione il principio del contraddittorio nel giudizio in via incidentale, quindi sul ruolo delle parti anche che rivestono e che magari dovrebbero rivestire, con poi magari una provocazione anche finale. Sappiamo che il giudizio in via incidentale è stato sempre qualificato come, cioè originariamente qualificato come giudizio che deve garantire, no, la legittimità delle leggi. Di conseguenza la dottrina ha sempre fin dall'inizio relativizzato l'importanza della parte. Secondo Calamandrei,
diceva Calamandrei, anzi non si dovrebbe neppure, non è neppure concepibile parlare di una parte, perché qui non c'è un concreto rapporto interindividuale, la parte non dispone del giudizio e si parla solo di costituzionalità di norme. Marilisa D'Amico ieri citava anche Carnelutti, che in un lontano scritto del 53 no, affermava che la parte avrebbe finito con l'assumere questo aspetto di marionetta. Una parziale conferma di ciò si trova un po' nella disciplina legislativa che regola il ruolo delle parti, perché sappiamo bene, sappiamo tutti che già la legge 87 del 53 prevedeva espressamente la possibilità che la parte non si costituisse, quindi con tutto quello che ne consegue in termini di qualificazione del giudizio come giudizio senza parti, parti eventuali, parti non necessarie, eccetera. Sappiamo anche che anche una volta costituite le parti, comunque il Presidente può convocare la Corte in Camera di Consiglio, in caso ritenga ci sia una manifesta infondatezza, manifesta inammissibilità, eccetera. E poi comunque le parti costituite in virtù della legge possono essenzialmente presentare delle memorie, delle deduzioni scritte e poi, come previsto anche dalle norme integrative, diciamo, delle memorie in cui svolgono i loro e partecipare all'udienza in cui svolgono come dire sinteticamente i loro motivi e possono anche essere chiamate a rispondere a quesiti che vengono formulati non solo dal giudice relatore ma anche da qualunque altro giudice. È interessante a questo punto rilevare come le ultime modifiche delle norme integrative hanno in realtà in qualche modo forse un po' rafforzato questo ruolo della parte, no? La parte diciamo, per quanto riguarda l'istruttoria, adesso viene preavvisata della Camera di Consiglio in cui viene fissata per l'assunzione dei mezzi di prova e quindi possono anche parteciparvi, così come possono porre domande agli esperti, in occasione, in questo caso di un'adunanza, sempre in Camera di Consiglio. Poi, nel caso in cui siano ammessi con decreto presidenziale le opinioni di amici curie, le parti ne vengono informate e poi hanno, come dire, viene messa a disposizione anche l'opinione. Nel caso invece di intervento di terzo, in cui è stata presentata la richiesta, vengono a loro volta informate in merito alla questione di ammissibilità e quindi possono anche su questo poi dire la loro. Come diceva Marilisa, sicuramente c'è in qualche modo un rafforzamento teso forse più a razionalizzare, ma al tempo stesso anche a garantire una maggiore trasparenza, no? Se non ricordo male, che va anche in un'ottica di maggiore legittimazione della Corte stessa. Però anticipava al contempo, in realtà ci avvisava, secondo lei, come mi sembrava poi concludesse anche sul punto Francesca Biondi, in realtà il giudizio rimarrà nelle mani della Corte e le parti continueranno a svolgere un ruolo in realtà non così significativo. Come previsione condivido abbastanza, in realtà qui avviene un po' anche la provocazione, non sono così convinto che debba essere così. Allora, in un'altra relazione in realtà di Francesco Dal Canto veniva comunque suggerito, no? si ricordava che nella legge già 87 del 53 c'era comunque una norma che in qualche modo consentiva di dare di approcciare in modo diverso, cioè il riferimento, no, alla differenza tra la questione sollevata d'ufficio, sollevata dalla parte, il fatto che il giudice avrebbe in caso di istanza di parte dovuto essenzialmente riferire i termini e i motivi della questione. Poi sappiamo bene che la Corte ha optato per non tenere alcuna differenza, non fare alcuna differenza, e la Corte vuole intrattenere un rapporto privilegiato col giudice e di conseguenza la parte, insomma, è il giudice che è il portiere e la parte da questo punto di vista conta poco. Qui, come dire, la suggestione, visto che qui non posso chiaramente riprendere un discorso così ampio, ma insomma si è discusso e si è un po' convenuto che appunto ormai la Corte ha assunto questa natura di carattere giurisdizionale, la Corte stessa del resto utilizza il ricorso al principio di difesa, al principio del giusto processo anche nei propri giudizi. Allora c'è da chiedersi se in qualche modo non si possa dare una lettura forse un po' diversa di queste norme e comunque spingere in un'ottica che ora arrivo qui alla provocazione, cioè è vero che conosciamo tutti la giurisprudenza della Corte e proprio su questo è monolitica, le parti non possono in alcun modo intaccare il tema decidendum è quello che stabilisce l'ordinanza del giudice.
Questo peraltro, quindi quando le parti hanno provato a sollevare, a individuare nuovi parametri, la Corte ha sempre bocciato sia che fossero parametri già evocati nell'istanza davanti al giudice via principale e già bocciati dal giudice a quo, sia che in realtà siano parametri ex novo proposti direttamente davanti alla Corte. Allora io mi chiedevo se in realtà questa monoliticità non possa essere in qualche modo scardinata da questo punto di vista. Cioè, un conto è dire che chiaramente la norma oggetto della questione deve essere individuata dal giudice perché è lui che svolge da filtro, perché è fondamentale per garantire la rilevanza della questione, perché così serve anche ad evitare, no, il sovraccarico della corte, questioni dilatorie, eccetera. Però mi sembra che la questione sia un po' diversa sotto il profilo della norma parametro. Questo peraltro potrebbe evitare, nel momento in cui la parte viene coinvolta, diciamo, un po' di più da questo punto di vista, anche evitare quella giurisprudenza, quelle sentenze che a volte hanno spinto la Corte a rigetti perché la questione era mal formulata, ma poi magari a distanza di qualche anno la questione è ripresentata sotto parametri leggermente diversi e la questione magari è stata accolta, questo peraltro a detrimento non solo della posizione soggettiva delle parti originarie del primo giudizio, ma anche, se vogliamo, della costituzionalità dell'ordinamento, no? Nel momento in cui l'accoglimento arriva a distanza di anni, ripeto, rispetto alla stessa norma oggetto, ma soltanto perché la questione viene presentata con parametri differenti. E, un'ultima, così mi chiudo nei tempi, spero, un'ultima notazione. Forse anche il discorso, no, queste modifiche che sono state apportate alle norme integrative più recenti potrebbero un po', come dire, cercare di essere utilizzate in questo senso. Cioè, mi spiego, se appunto è detto che l'amicus curiae, cioè le formazioni sociali piuttosto che i soggetti istituzionali, non sono, cioè, la Corte lo dice chiaramente, non sono parti, no? Quindi cioè, ha razionalizzato, non possono prendere conoscenza dei documenti, non possono partecipare all'udienza, però al tempo stesso in qualche modo possono influire sulla decisione perché presentano delle opinioni che evidentemente dove portano, nella prassi sappiamo, la loro posizione, il loro interesse. Se si vuole veramente differenziare rispetto alle parti, forse da questo punto di vista magari si potrebbe cercare di rafforzare ulteriormente la posizione della parte, ripeto, non solo in un'ottica di in caso di istruttori, in caso di esperti, possiamo porre delle domande, giustamente, evidentemente, ma anche magari, no, una riqualificazione, una rimodulazione del tema decidendo, ripeto, esclusivamente limitato alla formulazione della norma e parametro. Aggiungo un'altra suggestione, e in fondo il discorso, diciamo, è molto complesso e faccio solo una notazione finale conclusiva. Cioè, come è stato evidenziato sempre nella relazione di Dal Canto di ieri, cioè la Corte in alcune circostanze anche con l'autorimessione ha anche un po' ridisegnato in maniera forse un po' forte il tema decidendum, almeno dal mio punto di vista, no? Con le ultime ordinanze sul cognome, eccetera, anche su quella successiva del 2022, dove ha parlato di continenza. Chiaro, è un discorso diverso, però la Corte giudice, no, si richiamava caravita il timore dell'ufficialità dell'azione. E invece la parte, cioè, è quella che dovrebbe più di altri, cioè, sappiamo, negli altri processi intervenire su questi aspetti e segnalo, cioè, ricordo che la Corte Costituzionale, quando è intervenuta in tutti gli altri processi, ma anche su quelli non contenziosi, ha rilevato l'importanza, come dire, del contraddittorio anche in queste tipologie di processi. Felice Stevanato? Non lo vuole troppo che qua. Sì, non facciamo la fine della Romagna. Qui. Non creiamo danni. Povera Romagna. Poi ci sono i mec in giro. Non ci indossa nessuno. Anch'io, però no, non mi così. Buongiorno a tutti, grazie Presidente e grazie soprattutto a voi, è stato un onore accogliervi al nostro piccolo chiostro. Allora, io vi parlerò
della storia dell'articolo 28 della legge 87 del 53. Quindi sì, il mio brevissimo intervento si inserisce nella storia della legge 87 del 53, parte dalla relazione del professor Grasso per arrivare, o quantomeno dare qualche spunto, alla relazione del professor Ruotolo rispetto alle tecniche modulative che la Corte ha sperimentato nel corso degli anni. Ho letto i lavori preparatori alla legge ponendomi due distinti quesiti, ovvero sia capire come e quando è nato l'attuale articolo 28 e cogliere se in quel dibattito esisteva già qualche elemento, qualche suggestione che potesse essere in qualche modo anticipatrice delle considerazioni che poi e dei problemi che poi l'articolo 28 ha posto negli anni a venire. Allora, il primo elemento da segnalare è che né nel disegno di legge governativo, il ministro era Giuseppe Grassi, liberale, ministro di Grazia e Giustizia, che poi scomparso nelle more dell'approvazione della legge, e né nel testo approvato in Senato in prima lettura si faceva cenno al divieto per la Corte di sindacare il potere discrezionale del legislatore. In realtà, leggendo però la seconda relazione della Commissione al Senato, sempre redatta da Persico, si coglie come forse si riteneva in fondo che il sindacato di costituzionalità fosse completamente vincolato e che quindi una norma del genere sarebbe stata non solo inutile ma inopportuna, perché poteva far nascere, e cito testualmente, il sospetto che le funzioni attribuite alla Corte implichino di per sé una tale valutazione, e quindi si era ritenuto di non inserire alcun tipo di norma. Un primo spunto all'opportunità di inserire il divieto di sindacare appunto l'uso discrezionale del potere legislativo compare per la prima volta nella relazione Tesauram, forse un po' in passato, ma rispetto a questo punto rinvio alla relazione del professor Grasso che già ne ha dato cenno ieri. In realtà il merito di aver introdotto una disposizione rivolta a delimitare il campo di intervento della Corte rispetto ai poteri discrezionali si deve all'onorevole Gaetano Martino del Partito Liberale. Quindi in realtà forse se invece di Grassi il ministro proponente fosse stato Martino, che in fondo appartenevano anche allo stesso partito, l'emendamento sarebbe forse entrato prima, sarebbe già stato inserito all'interno del disegno di legge, ma chi sta? Martino in realtà presenta l'emendamento 27 bis alla prima occasione utile, potremmo dire, cioè il 22 novembre 1950, che in realtà è stata la prima seduta di discussione alla Camera del disegno di legge. Però in realtà, come ricorda lo stesso Martino in quell'occasione, lui aveva già proposto un emendamento simile in Assemblea Costituente il 28 novembre 1947. Infatti aveva proposto di introdurre nel progetto della Costituzione l'articolo 126 bis, dal seguente tenore: essa, cioè la Corte, si asterrà parimenti da ogni giudizio su questioni le quali implichino una valutazione del criterio di opportunità delle leggi. Poi in realtà Martino decise di ritirare quell'emendamento perché riteneva che la formulazione finale del 126 odierno 134 elaborato dalla Commissione assorbiva forse i concetti che lui voleva proporre col suo emendamento. Infatti, a differenza del 126 del progetto iniziale, il definitivo faceva riferimento non più al concetto di costituzionalità di tutte le leggi, ma al concetto di legittimità costituzionale. Quindi anche rendendo aperta la possibilità anche a delle eccezioni, ma soprattutto facendo riferimento al concetto di legittimità costituzionale. Poi nelle sedute successive gli altri onorevoli, c'erano moltissimi professori di diritto amministrativo, la cosa non è casuale, quelli non mancano mai, affrontarono la questione... Affrontarono la questione dell'opportunità o meno di inserire tale divieto non solo, e diciamo la discussione si concentrò sicuramente sulla decisione in fondo mai risolta della natura stessa del nuovo organo, ma anche sul contenuto del divieto. In aula, appunto, abbiamo detto c'erano Raffaele Resta, Roberto Lucifredi, che guardavano quindi al problema della discrezionalità del divieto come partendo dalle categorie dell'eccesso di potere e dello sviamento del provvedimento, però sulle quali non mi soffermerò, credo ci sia stato un intervento programmato del
dottor Canzian, se non erro, quindi mi rimetto di là però. In linea generale, a parte l'intervento di Petrilli, che poi subentrò a Grassi, il quale aveva sostenuto come la Corte non potesse invadere il campo della legislazione e censurare la legge per motivi, lui diceva, di lacunosità. È evidente che in realtà l'articolo 28 non era stato pensato per impedire un intervento della Corte come risposta all'inerzia legislativa, come antidoto a quella che ieri il professor Ruotolo ha chiamato apatia costituzionale, ma unicamente come garanzia delle decisioni del Parlamento, unico organo di espressione della volontà popolare e, come dicono sempre all'interno dei lavori preparatori, l'organo costituzionale attivo per eccellenza. Rinvio poi magari al testo scritto, se mi sarà consentito. Il testo viene approvato nel 1951, il 14 marzo, e arriva in Senato. Arriva in Senato, come abbiamo visto ieri, praticamente 2 anni dopo, e tenuto conto della volontà del Senato di, diciamo, massimamente conservativa, no? Del Senato, un po' di dire salviamo il salvabile, il testo veniva approvato definitivamente, anche se appunto era stato qualificato, come vi dicevo, inopportuno, e quindi si raccomandava di interpretare il testo nel senso di escludere la possibilità del sindacato della Corte nei casi di eccesso di potere. Questi sono brevissimi cenni sulla storia. E poi ce lo leggiamo. Poi sì, se avrete voglia. Quindi però arriviamo. Chiudiamo. Sì, sì, due minuti. Forse sono troppi, 1 e mezzo. Anche 3. Dai. Ok, quindi oltre a questi brevi cenni sulla legge, che danno il senso, spero appunto, di una norma dai contorni non ancora definitivi, ma non lo saranno mai, nemmeno oggi, diciamo di tutta una serie di aspettative anche, no? Di ipotesi di applicazione di questa norma, che forse però la giurisprudenza costituzionale negli anni ha un po' tradito. Quindi ho provato a verificare se in quel dibattito ci fossero alcune questioni diventate poi rilevanti. Ve ne sottopongo solo 2 o 3, vediamo poi se arrivo anche alla terza. Allora, rispetto al concetto di impatto ordinamentale, l'onorevole Mastino Gesumino, democristiano, il 23 novembre 1950, aveva in realtà la riflessione molto ampia, però sintetizzando, lui aveva osservato come la Corte, quando dovrà compiere il suo dovere fondamentale di indagare sul significato della norma giuridica, non dovrà compiere questa indagine unicamente dal punto di vista strettamente giuridico, ma dovrà conoscere e vagliare il significato profondo della norma che le sarà sottoposta, significato attinente non solo alla tecnica formulazione della norma, ma che riguarda anche la portata sociale di essa. Quindi questo sull'impatto. Quanto invece alla tecnica di modulazione dell'efficacia temporale delle decisioni, come ha anche ribadito recentemente in un molto corposo lavoro Antonino Spadaro sulla rivista Ike, lui dice la modulazione dell'efficacia temporale rappresenta una deroga molto ampia del principio di discrezionalità, del limite appunto, in quanto la disciplina del tempo è la componente tipica e decisiva proprio del potere legislativo. Però sempre un democristiano, in questo caso Raffaele Resta, professore di diritto amministrativo, in realtà sembra legittimare un intervento manipolativo più vincolato sull'oggetto del sindacato piuttosto che su quello sull'efficacia temporale di quel sindacato. E invece poi forse la giurisprudenza si è mossa in senso contrario. E quindi diciamo che questa riflessione è forse il punto di incrocio della storia dei due articoli, cioè del 28 e del 30, comma terzo. Ne ho un'ultima, se mi autorizza. L'ultimo invece è sulla, un'ultima battuta proprio sulla categoria. No, volevo avere un feedback. Un'ultima battuta, quindi sulle categorie delle decisioni interpretative, di accoglimento e di rigetto. Sempre Gaetano Martino, che su queste questioni si è battuto molto, prima di proporre appunto l'emendamento che già aveva proposto in sede di Assemblea Costituente, aveva sottolineato quanto fosse pericoloso dare alla Corte la facoltà di interpretare le norme, soprattutto quando già il Parlamento, e quindi forse anche le applicazioni concrete del diritto vivente, le abbia già interpretate scegliendo una delle possibili soluzioni, quindi una delle possibili interpretazioni. Ti ringrazio. E...
Adesso ci sarebbe il dottor Zampetti. Da Roma. Grazie Presidente per la parola. Di che ci parli? Allora, io vorrei concentrarmi su uno dei molteplici temi di interesse affrontati complessivamente dalla relazione del professor Ruotolo, e segnatamente in relazione alle tecniche processuali nel dialogo con il legislatore, al tema specifico dell'ordinanza di rinvio dell'udienza e della trattazione con termine, assegnazione di termine al legislatore per provvedere. Per raccontare un po' brevemente l'idea che personalmente mi sono fatto in proposito. Ora io muoverei dall'articolo 28 della legge 87, preso sul serio, per parafrasare espressioni che sono state rievocate anche ieri, famose, e come proprio come inteso come attuazione e specificazione dell'articolo 134 della Costituzione, laddove si fa riferimento al controllo della Corte, qui controllo di tipo giurisdizionale, su cui insiste molto la relazione Tesauro alla legge 87. E se l'articolo 28 delinea il punto di vista del legislatore nel suo rapporto col sindacato di costituzionalità, io penso che quando affrontando questo peculiare nuovo strumento processuale, qui questo punto di vista vada preso in attenta considerazione, perché se la Corte nella sua azione innovativa diventa un protagonista interno, finisce per diventare un protagonista interno di una partita più complessiva di innovazione normativa, comunque sempre in ambito giudiziale, secondo me c'è un problema di governare un mantenimento complessivo dell'equilibrio di tutti i poteri che possono essere coinvolti. E se così, la tecnica si rivela, secondo me, problematica proprio al fondo rispetto, scusate il gioco di parole, al rispetto per la discrezionalità del legislatore. Perché se la Corte, diciamo, si propone di innescare ex ante processi normativi, questo stride con appunto l'esercizio della discrezione del legislatore, specie dove vi sia una normativa preesistente della quale si chiede di modificare il bilanciamento, come negli ultimi due casi su tre dove è stata utilizzata questa tecnica, e non vi sia invece un vuoto normativo. A ciò si abbina l'elemento decisivo del trattenimento del giudizio, che è una spada di Damocle sull'azione del legislatore, che però si abbina a sua volta alla procrastinazione della decisione e quindi della funzione del controllo, cioè in un processo decisionale che si diluisce. Io stesso mi sono permesso di chiamare questa tecnica pronuncia doppia invece che doppia pronuncia, o il professor Romboli l'ha chiamata pronuncia in due tempi, laddove soprattutto non vi sia l'intervento del legislatore. Quindi, se così, da questa prospettiva, che poi è una prospettiva che richiama, diciamo, il principio di divisione dei poteri e di separazione delle funzioni, non è detto, a mio sommesso avviso, che il dialogo diretto col legislatore configuri il paradigma della leale collaborazione istituzionale, anzi, un po' stride con secondo me, con quella tipicità di ruoli che ha richiamato anche il professor Ruggeri, perché c'è un rischio di sovrapposizione di ruoli, se si muove da questa prospettiva che ho indicato. Per quanto riguarda i casi un po' più specifici, partendo dall'ultima vicenda dell'ergastolo ostativo conclusa con la restituzione degli atti, con l'ordinanza 227 dello scorso anno, lì c'è la peculiarità del secondo rinvio e dell'effettivo intervento del legislatore governativo di urgenza. Però anche lì sono state squadernate una serie di distorsioni, secondo me, complessive, proprio perché qui, per il secondo rinvio, diciamo, le previsioni che possono farsi una volta che si utilizza questo strumento fuoriescono dal dominio della Corte stessa, e quindi ci sono state queste distorsioni
nell'esercizio dei compiti anche qui di tutti gli attori coinvolti. E poi pure lì bisogna vedere se è stato corretto il bilanciamento da parte del giudice costituzionale, perché lui tiene conto giustamente, il giudice costituzionale tiene conto della discrezionalità del Parlamento, del potere legislativo che appartiene al Parlamento, che è un qualche cosa in cui bisogna attivare appunto l'attività legislativa. Però il caso ultimo è differente dagli altri due casi, forse l'ho già detto pochi giorni fa, perché negli altri due casi non c'erano detenuti in stato di libertà appunto compressa in maniera molto più forte che la generalità dei detenuti. Mentre nel caso del Cappato c'era un uomo in libertà che avrebbe potuto essere condannato per un qualche cosa. Ora prevale il rispetto della discrezionalità del Parlamento nei riguardi di un sistema di una libertà fondamentale compressa. Secondo me è quantomeno dubbio che possa prevalere. Secondo me non è il problema non è tanto nel rinvio che rispetto nel finanziamento, ma il secondo, quando ci sia una situazione del genere, cioè quando la situazione lamentata di cui si è adombrata già l'incostituzionalità tende a protrarsi. Ecco, secondo me questo è un punto sul quale lo dirò dopo pure in atelier, perché mi sembra un punto molto dopo l'atelier, cioè questo è un punto sul quale bisogna riflettere con molta attenzione. È più importante il corretto rapporto tra le istituzioni o più importante lo status libertatis? Il cuore dell'ordinamento che cos'è? La libertà e i diritti dei singoli o l'equilibrio fra poteri? È una domanda, non è un'affermazione, però io coglierei molto volentieri una certa risposta. Ecco. Sì. Diciamo, io qui sto analizzando il tema dal punto di vista dei rapporti, ma sì, grazie al merito dell'esigenza. Sì, certo, bravo. Però non ci dimentichiamo mai dell'incrocio di diversi valori. È importante invece la prospettiva di cuore tra vuoto normativo e normazione che c'è da cambiare. Questo è interessante. Questo sicuramente. Cioè, la specificità del primo caso è che c'era il vuoto normativo, sugli altri tre no. Io credo che questo elemento sia da mettere in rilievo. Cioè, se parliamo di una tecnica, se parliamo della prima, sicuro che non c'era caso concreto. E quei principi che la Corte enuncia nell'ordinanza con cui fa la prima sospensione, che cosa sono? Non sono ricavati dal nulla. Cioè poi qui un problema di come intendiamo la normazione, l'attività normativa. Intendiamo l'attività normativa come qualche cosa che si esaurisce alla confezione di un atto da parte del Parlamento o dell'organo legislativo, dovrebbe essere il governo, il signore governo. Se noi pensiamo che l'attività di normazione non è qualche cosa che si esaurisce lì, ma è integrata dall'interpretazione. E questo, guardate, sì, no, va bene. Spero di avere ed è integrata dall'interpretazione, perché la norma non ce l'hai prima che l'interpretazione sia avvenuta sul caso concreto, e l'interpretazione ci giunge il giudice, l'amministratore, il singolo, il privato, e questo molti non sempre lo ricordano, è qualcosa che si deve a un signore austriaco che si chiamava Hans Kelsen, il quale non era poi così formalista come qualche volta lo si dipinge. E questo è emerso anche molto chiaramente in un convegno su Hans Kelsen che si è fatto a Roma all'Istituto Austriaco, veramente la relazione dell'amico e consocio d'Osso che aveva dedicato proprio all'interpretazione in tema di giurisdizione nella giurisdizione costituzionale. Comunque sì, no, tre minuti, ecco. Se c'ho tre minuti vai, sì. Anche quattro parole, quattro parole in tre minuti. Allora grazie Presidente.
riprendendo il tema dei poteri e delle distorsioni, anche a prescindere ovviamente dalle intenzioni della Corte nell'atto primo di rinviare qui nella vicenda del gas ostativo duplice, volevo solo mettere in luce che appunto il Parlamento, che è l'interlocutore privilegiato della Corte, perché la Corte si stava preoccupando che vi fosse nella dialettica politica l'approvazione di questi disegni di legge pendenti. E però da che l'organo, nell'ottica della Corte, da tutelare, anche se io ho spiegato che da questo punto di vista è problematico il rapporto con la discrezionalità del legislatore, ha visto la situazione compressa, perché poi si è trovata ad agire in sede di conversione sulla base della decretazione d'urgenza approvata dal governo. E il governo stesso, al di là del merito della vicenda molto delicata, ha dichiarato i presupposti dell'adozione del decreto-legge erano rinvenibili proprio nella necessità di scongiurare l'incombente decisione della Corte alla luce dell'udienza già fissata con rinvio da parte dello stesso giudice costituzionale. Quindi qui una sorta di corte che involontariamente finisce per dettare i modi e i tempi della decretazione d'urgenza, un caso abbastanza unico, peraltro poi rimane sempre il possibile controllo della stessa Corte nei casi eccezionali, manifesti, di manifesta mancanza sugli stessi presupposti. Quindi. Poi l'ultima cosa, io ho sentito ieri nella relazione del professor Rotolo che stesso invitava alla eccezionalità nell'utilizzo di questa tecnica, e ho colto anche il richiamo a Elia che diceva che spesso l'intervento incisivo della Corte è caducatorio, incisivo, è quello che rispetta di più probabilmente la discrezionalità del legislatore. Io per quello che sto dicendo, oltre che nei casi eccezionali, invece io proporrei di congiurare l'esercizio di questa tecnica per i motivi che sto cercando di enucleare, anche perché mi sembra che adesso che abbiamo un quadro di tre esempi vi sia un'incertezza sia nei criteri, nei parametri, sia negli esiti, perché poi appunto anche le due sentenze di incostituzionalità sono state caratterizzate da esiti diversi, una ad alto tasso di manipolatività, l'altro in realtà una sentenza abbastanza semplice, quella nel caso della diffamazione a mezzo stampa, quindi rende un po' più ingiustificato forse anche il primo rinvio, negli stessi presupposti per l'adozione della tecnica non c'è molta chiarezza, verrebbe quasi da dire che si sfocia in una selezione di casi seguendo una logica del caso per caso, perché sono stati richiamati la pregnanza degli interessi coinvolti, i diritti costituzionali coinvolti. È stata anche addotta a giustificazione la pendenza di disegni di legge, oppure, come nell'ultimo caso, addirittura la necessità di attendere l'approvazione della seconda Camera rispetto a quella della prima Camera già avvenuta. Però a me sembra che disegni di legge pendenti in Parlamento ci possono essere sempre. La calendarizzazione e l'iter che può definirsi o meno, quindi qui la critica al dialogo concreto, diciamo, con l'agenda del legislatore, può definirsi o meno nel libero gioco dell'azione delle forze politiche. Quindi, soprattutto se è un fatto interno, diciamo, all'attività parlamentare, soprattutto se la Corte si preoccupa dell'impatto delle proprie decisioni, nei casi in cui l'attività del Parlamento è in itinere, coincida con le determinazioni che la Corte può adottare nella pronuncia caducatoria, beh, lì a quel punto è ancora più agevole sarebbe adottarla e fare l'esercizio da parte della Corte dei propri poteri caducatori e di decisione definitiva. Dunque, sì, ho chiuso. Bravo. Però, dunque, io sogno, intanto si prepara Tatiana Guerrieri. Io sogno, sono rimasto un ragazzo all'antica e uno dei miei film, il finale preferito di uno dei film, è quello di Miracolo a Milano,
dove si vola verso un paese dove buongiorno vuol dire realmente buongiorno. Noi non siamo in questo paese. E si arriva alle soluzioni per approssimazioni successive. E l'atteggiamento di rispetto del legislatore o di intervento a un certo punto inaspettato o quasi, ma magari auspicato tacitamente, della Corte, sono cose che se finiscono per dare attuazione alla Costituzione e a principi di equità, poco importa chi ci arriva. La ripartizione dei poteri e la non perfetta adesione al principio di ripartizione, non di divisione netta, di ripartizione, di distribuzione, se è orientato verso la stessa finalità costituzionalmente rilevante, poco importa chi arriva prima, credo. Per cui sì, no. Però piuttosto che non avere una soluzione, io penso che anche da come si intende importa che il primo, però sì, perché non va visto in via conflittuale, ma in via di concorrenza all'attuazione dei valori costituzionali, secondo me. Poi dei non, ma Tatiana Guarnieri non c'era. Tatiana, ho detto vieni, io trattenuto, no, mi dico una parola mentre arriva e non volevo mettere pressione, già c'è Giorgio Grasso che cammina nervosamente per la stanza. Giorgio, ti assicuro, non moriremo in Elia per no, questa cosa. C'è due basciughe. Sì. Permettere che tutto alle 12:30 saremo là. Prometto la battuta perché è veramente una riflessione estemporanea sulla base di quello che ho sentito ieri, quindi non ho nulla di preparato. Volevo soltanto cogliere una suggestione che mi sembra molto importante in mezzo alle moltissime che sono arrivate ieri, però mi ha molto colpito e interessato una suggestione che veniva dalla relazione del professor Ruotolo a guardare il diritto vivente non soltanto dal punto di vista del diritto giurisprudenziale, ma anche dal punto di vista del diritto amministrativo, e mi pare che sia riemerso anche adesso, in questo momento, a guardare un po' l'esperienza giuridica nel suo complesso. Mentre il professor Ruotolo diceva questa cosa, riferendosi ad un caso un pochino decisamente recente, mi è venuta subito in mente la sentenza che ha concluso, la sentenza della Corte Costituzionale che ha concluso la vicenda notissima sugli assegni di natalità e di maternità, quindi non mi ci dilungo. In quella vicenda, disparità di trattamento tra stranieri lungo soggiornanti oppure dotati di permesso di lavoro nell'accesso alle prestazioni previdenziali, in quella vicenda quello che era successo era che c'era un diritto vivente amministrativo netto. La giurisprudenza della Corte di Giustizia diceva che il divieto di disparità di trattamento era a disposizione direttamente efficace, quindi disapplicabile. L'INPS continuava a considerarla una norma invece applicabile e quindi rigettava le richieste che venivano dagli stranieri dotati di permesso unico di lavoro di accedere alle due misure previdenziali. Allora noi avevamo un diritto amministrativo netto e una giurisprudenza che era invece divisa, che però era una giurisprudenza diciamo di secondo livello, quindi quel diritto giurisprudenziale era un diritto che si generava dai rigetti avverso i dinieghi. C'era un duplice livello e questa diciamo differenziazione, questi due indirizzi che c'erano nella giurisprudenza hanno consentito alla Corte di Cassazione di rinviare a promuovere un'ordinanza alla Corte, la Corte di andare alla Corte di Giustizia e insomma arrivare a questa decisione definitiva che è una decisione di accoglimento. Ora, in questa vicenda secondo me è interessante, è importante alla luce di quello che diceva il professor Ruotolo, perché dimostra che il diritto vivente amministrativo e guardare cioè, le tecniche decisorie della Corte Costituzionale, la immediata intellegibilità delle decisioni della Corte Costituzionale, passatemi il termine, la immediata applicabilità, la facile applicabilità delle decisioni della Corte Costituzionale è sempre più importante dal punto di vista amministrativo e si fa sempre di più uno strumento indiretto, forse
Questa è una declinazione un pochino meno intuitiva, però si può fare un tassello di quel progressivo riaccentramento della Corte nelle relazioni fra i diversi livelli di conformità, perché gli amministratori sono sempre più chiamati, senza avere le stesse, diciamo, gli stessi strumenti dei giudici, a comporre interessi differenti, decisioni difficili da capire, e devono farlo con delle decisioni concrete tutti i giorni. La Corte Costituzionale, quando rende le sue decisioni, ci si aggiunge il principio di segretarietà delle norme, per cui finisce per essere uno che mette a d'ufficio quando magari la norma qualche dubbio te lo dà. La norma qualche dubbio lo dà, c'è un'interpretazione conforme a una parte, un'interpretazione conforme all'altra, è direttamente efficace, non è direttamente efficace, si disapplica, non si disapplica, la confusione è grande, l'amministratore è confuso. La Corte Costituzionale, in questo quadro, tramite le tecniche decisorie e la chiarezza delle proprie decisioni, si fa uno strumento indiretto, forse non immediato, però indiretto di relazione fra tutte quante queste trame, non soltanto nei confronti del giudice, ma anche nei confronti degli amministratori. Ultimissima cosa, veramente chiudo, mi sembra importante questa notazione, perché ci sono alcuni diritti che più di altri appoggiano la loro effettività sull'applicazione amministrativa e sui diritti sociali. Quindi guardare a questo versante mi sembra particolarmente importante anche nelle tecniche decisorie. Promesso, 2 minuti.